ragazzi, benvenuti in un nuovo video del vostro XT Capitano Niente. Oggi ci troviamo sull'ultimo episodio di Carmageddon. E siamo assieme al nostro XT Burning Light. Incredibile, ultimo episodio, sì! Prima questa. Ah, vero, prima le spiagge di sangue. Vero. Vai. Allora. Vai, parti. Sì, partiamo direttamente dell'ultimo episodio. Io veramente non mi aspettavo di arrivare all'ultimo episodio in questo. Beh, credo di sì. Comunque non penso sia momento di usare questa, perché sinceramente yes. Bisogna fare i danni, tanti, sì. Troppi danni. Quindi abbiamo ragione di utilizzare questa, perché è bello, guarda, qua di giallo, il cubo di Rubik giallo. Non c'è più il cubo di Rubik giallo. Come non c'è? No, vabbè, sarà un... Boh. Ok. Vabbè, intanto siamo partiti, non vogliamo togliere il divertimento, tra virgolette, alla roba. Ma sì, faccia addosso. Tocca, aspetta. Ma di sotto non c'è nulla. Cioè, allora, ascolta. So che è grossa sta cosa. Sì? Ma non credo che cada di sotto se rimane attaccata al terreno con le ruote. Non credo, non penso, cioè, non, no. Non proviamo la lotteria. Non... Niente lotteria? Vabbè, niente vabbè, lotteria. Non giocherò con la fortuna con questa cosa. Sai com'è immensa? Dopo se cade sotto me lo fai a risalire. Sai che non lo so. Mi hai fatto venire. Non provarci! Non. Provaci. No, sto dicendo, mi fa venire il dubbio. Mi fa venire i dubbi in me. E certo, come caspita la porti sopra una cosa del genere? Ah, ma questi sono proprio messi dietro a te, proprio per... Vabbè. Sai com'è, sono masochisti, si vogliono tanto male. E guarda, quello va a morire, cioè, vabbè. Quasi. Ma perché se ne scappano tutti? Boh. Per fortuna c'è il parapetto. Tu cosa vuoi? Oh, beh. La sua vita era molto triste, mi dicono. Quindi... Oh, c'è la Baldracca! Ciao Baldracca! C'è anche l'agente 00 Arancio lì. Che cosa sta facendo? Ma ha dei problemi sto figliolo? Cioè no, sì, ha dei problemi sì, sto figliolo. Tanti problemi sto figliolo. Pure sta bella figliola qua, figliola. No, lei è Baldracca. Lei è Baldracca, è diverso. Il nostro amico agente 00 Arancio invece è figliolo. Beh. Però ti hanno incastrato. Sono bloccato. Ah no, ok. Mi avevano incastrato. Dove andate? Dove vai tu che ti porto in giro a fare le cose? Ma quello dove volate? Non lo so, questi fanno dei G assurdi. In 5 secondi sì, no, già che hanno fatto un giro del circuito intero. Non so come cavolo fanno ad arrivare fino a questo punto. Teletrasporto. Ma sicuramente. Perché sennò non si spiega una cosa del genere. Bene, prendiamo la lingosta e spariamo. Cioè, boom! Perfetto. Addio! E uno è andato. Vediamo un po' a questo invece. Figliolo! Muori! Figliolo caro! Figliolo! Figliolo, dove stai andando figliolo? Va a morire, ecco dove sta andando. Bravo figliolo! Che non si chiama figliolo, ma lo si chiama figliolo. Perfetto, ok. Va bene, andiamo così. E c'è questa jeepetta che sta rompendo, poi c'è anche questo giallo. Questa è più resistente rispetto agli altri, sinceramente. Brava! Tanto poi fare una brutta fine pure tu. Sei salito addosso agli sbirri. Portatemi! Sì, in galera, certo, domani. No, mica in galera, che scena.
Tu hai detto portatemi dove? Ma portatemi in giro, come in galera. Sì, mi fanno fare il giro del penitenziario, ma vai via. Vai via poliziotto, vai via, se no ti sfrantumiamo le ossa. E le coronarie. E anche le coronarie. E le cotolette, anche le cotolette. Anche le cotolette, hai ragione. Ma devo darsi no, perché devo guardarsi io che poliziotto mi mangia. Se non le mangio non fa male. Perciò non possiamo dire nulla, perché bisogna essere sicura la cosa prima. Perché che cazzo urlate? Scemi. Ma stai facendo il giro del benzinaio. Dai, mandagli a fare un attimo benzina, forse sono a secco. Sì, era a secco. Io non ho capito l'amplificatore dei danni. Ah beh, vedo che funziona però. Astrobim ci vedeva giusto. Ma come Astrobim? Ti ricordi nello scorso video sulla pelle saggezza della preso robe strane, equazioni? E vabbè, però mica l'hai inventato tu. Cioè non può averlo inventato lui, è impossibile. Hai ragione, è impossibile, quindi è impossibile. Vabbè, mamma mia, che già 4. E siamo a 7 minuti, siamo a 7 minuti di robe. Deja vu, I just been in this place before, higher on the street. 7 minuti di robe. Sì, manca l'ultimo. Ma dov'è l'ultimo? No, però sto coso è sotto di noi. Sto coso enorme derapa che è una meraviglia. 8.000 tonnellate di peso che ti fanno le driftate, che e drifta che è una bellezza sta cosa. Che le macchine giapponesi levati dal cazzo accompagnare solo, infatti. Levati dal cazzo proprio. Dove cavolo è andato? Vedo Dicio bello, dove sei? Vedo sci di sangue, mucche uccise. Ah, forse è lui. Non vorrei sbagliare, vedo se lui. Sì, è lui, lei, è lei! Sì, era lei, era. Parcheggio perfetto! They see me rolling, they hate it. Guarda, gli dovrebbero dare un premio. Guarda, ma neanche hai preso il paletto, eccezionale! Ci vuole l'arte. E l'arte ce l'ho io, l'arte! No, perché mi sono stato aiutato grazie a quella deficiente lì. Ne penso dettagli. Eccola qui. Gara finale. L'ultima gara. La creme della creme. La crema della crema. Ok, basta. Tradotto la traduzione francese. Forse è meglio se sto zitto. No, e non parlo. Il francese è colpa del francese. Sì, però tu stai rompendo il cazzo. Ha capito? Stronza. Non è morta ancora. Questa sarà sempre qua. Sarà sempre qua. Le ultime gare sono le sue. Baldracca che non sei altro. Perché non riusciamo ad aggiungere? No, aspettate. Siamo troppo lenti. Oh mio Dio, ce l'abbiamo distrutto uno. Come cazzo è possibile? Aspettaci. Aiuto. Siamo vivi? Sì. Fatti come la merda proprio. Gesù! Aiuto! Ma qui non ci vuole neanche il potenziamento auto di granito con sta merda, con questa macchina qua. Che è una macchina poi. Che tutto è tranne che la macchina questa. Carro, rullo, trasportatore, tutto quello che vuoi tu. Ah, questo è un frate, non lo sapevo. Quanta cazzo di gente. Ma quanti conosciamo troppa gente? Ma solo lui c'ha una sorella che c'ha la macchina così. Ma che perché? Aspetta, ma che stai trasportando? Un morto, un deceduto e un cadavere? Ah, no, è esploso. Non è uscito scritto. Non è uscito scritto che ha distrutto. O forse è uscito scritto, non ce ne siamo accorti. No, non penso. Io sono ciecato, però tu ci vedi meglio di me, se non hai visto tu, non lo vedo anch'io, tu lo sai, quindi. Sì, però questi stanno rompendo. Vabbè, lasciali venire addosso, tanto.
Aspetta, quello si era distrutto e stava camminando ancora. È stato spinto dall'altro. Ah, te l'ho detto che non ci vedo bene. È stata spinta da questa baldracca qui. Sì, e faccia addosso. Adesso che devo fare la brutta fine, però. Sì. E fatti. Bella fine ha fatto. Morta. Oh, ecco qua, sono uniti tutti e due alla festa. Venga, venga la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga la fiesta. Vida entera, hoy aquí te espera. E vai! E andiamo, ragazzi! Balliamo la Macarena. Se ci avete ballato la Macarena, vero? Non lo fa niente, mi insegnerò io un giorno. Quando il gioco sarà finito, gli diciamo che siamo all'ultimo episodio, se non si arrabbiano. Ok, forse se ne sono accorti che siamo all'ultimo episodio. Posso anche essere accorto, ma no. Ma niente. C'è chi se ne frega. Oh, c'è l'altro tizio dietro, c'è l'altro tizio. Ma lo sai che se spingo le zampe non ci muoviamo? Mi sa che vorresti chiamarli tu perché... Cicci, bello, sentite, noi siamo in mezzo, tu spingi da un lato e noi spingiamo dall'altro. Sembra una cosa trasgressiva, però, e si scopocchia una vicenda, te pareva? Uno spinge perfetto. E manca l'ultimo, che sarebbe questo bellissimo tizio, che c'ha la sorella. Prego, sì, prendi la bellissima in corsa di 1,83 km. Tutto quello che vuoi. Una di corsa di 1,3 km. Esatto. Quanto è 3 ottavi di un chilometro? Allora, il 10 nell'8. No, era il contrario. L'8 nel 10 sta. Sono 3 ottavi. Appunto, devi fare prima la divisione e poi moltiplicare. Facciamo 30 fratto. No, aspetta, come 30? E 3 ottavi di un chilometro sono. Vabbè, la matematica non è la nostra. Non per oggi. Un giorno lo sapremo dire quanto sono i 3 ottavi di un chilometro. Un giorno molto lontano, ma un giorno. Porto, ci sono le galline che fanno coccolocco e cicchiricchi. Ma è possibile che stiamo facendo un ballo? Sì. Un ballo incredibile per centrare un tizio. Godzilla, poi l'amante religiosa che fa qui. Che dici? Eccolo, abbiamo distrutto! Ah, sì! 375 metri! Ah, è già finita la gara! Sì. Cioè, tu ti sei perso? Abbiamo finito il riporto, okay. Il riporto mi frega, il riporto, te l'ho detto. Ah, vabbè, fa niente. C'è il filmato finale. Che cazzo è? Che è sta roba? Che è sto? È il ciccio bello che non è... Il vicinet! Il vicinet. Il Gesù. Ma forse è venuto a farci gli applausi. Però non vede un cazzo. Cioè, potresti lavarla la macchina, i vetri, ma che cazzo. Che no. Cacciano cagato addosso. E invece ha ucciso tutti, diciamo. Capisco. Congratulazioni! Sei stato incoronato vincitore grazie alle tue abilità. Il genere umano può riposare tranquillo. Tutti i tuoi avversari ti hanno fatto una copia della loro chiave dell'auto. Benissimo! Bene, andiamo un po' a vedere un po'. C'è anche... C'è il corsa polizia. Robustezza 10. Ma aspetta, siccome abbiamo finito il gioco.
Vediamo un po'. Sì! Sai cosa vuol dire? Andiamo subito a prenderci quello deficiente. Che è nostro. Qual era questo, era? Sangue sui tetti, sì. Andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo perché sinceramente adesso abbiamo il coso. Abbiamo anche quest'altro coso. Vabbè, il fatto che è più piccolo, è più robusto. È più maneggevole. Vai! No, dico che è più robusto di questo. Sì, va bene, vai addosso, frena. No, non frenare, vai diretto addosso. Io devo andare a prendere il coso. Ti sei scordato che devo andare a prendere il... Sì, però quando hai un po' di tempo, se non ce la facciamo come al solito. Dici che ce la facciamo. L'ultima volta non ce l'abbiamo fatta per un altro motivo. E tu sai quale, vero? Ah sì, che si sono andati a schiantare addosso a te. Esatto. Danni collaterali. A proposito di cosa, hai portato il GPS di tuo cugino ad aggiustare, vero? Sì, gliel'ho detto a mio cugino, si è arrabbiato perché ha detto: perché hai preso il mio GPS? Lo dovevo ancora finire. Si è arrabbiato un filino, sai. Però gliel'ho detto che comunque non funzionava bene. L'altra volta infatti ha fatto il giro quando gli ho portato subito dopo quello, dicevo: ma che funziona! E è andato a finire in mezzo a un lago. Già, gliel'ho detto. Dai. Eccolo lì! Vai! Buttalo di sotto e basta! Buttalo di sotto! Frena! Ah no, non frenare! No! Ah! Minchia, mi sono saltato addosso! Madonna! E mo c'è un cazzo! Ci farà scendere? Sì! Ti ha fatto scendere! Ok! Seguimi! No, aspetta, seguiti! Sì, seguiti! Sì! Vabbè, oh mio. Bravo, di qua, seguimi. Che cosa è successo? Oddio mio, Gesù, che cos'era? L'ha vista anche lei, cioè. No, l'ho visto anch'io, certo che l'ho visto anch'io. E c'è volato addosso un altro poco. Dov'è l'entrata per arrivare? Oh mamma mia. No, aspetta un attimo, ci sta un altro coso da questa parte, sono sicuro. Sta lì, da sopra? No, aspetta, questo è quello sbagliato, è quello piccolino. Ma chi sei, quello piccolo, quello grosso? Tanto non c'è niente se esplode. No, non era questo. E però abbiamo perso quello grosso. Fa là quello grosso. Ma mori, va questa. No, non era questo. Come non era questo? Non è vero. Non è così. Abbiamo distrutto già gli sbirri. No, tutto bene. Vabbè, erano gli sbirri. Cioè, almeno, cioè, non ho capito. Che è sta mafia? Ma che è sta mafia contro gli... Ma che cazzo state facendo? Che cazzo state camminando? Già sta fumando. It's the one and only Beagle Double G. Snoop Dogg! Questi potenziamenti sono terribili. Parliamo di un qualcosa, di un qualcosa che ha una roba pesantezza, una robustezza che è un... Trovato? Spero di... no. Operazione istantanea. Mori, stronzo! Vai, trascinalo! Ti porto al mare, in montagna. Non c'è mare, non c'è montagna, non c'è un cazzo qua. Questo posto è triste e desolato. Bene. Perfetto. Bene, uno che c'è venuto addosso. Vieni, seguimi. Seguimi. No. Sì, ma mi devi seguire. Che cazzo fai? Ok, dietro di noi. Ma questo ma questo è scemo. Ossa, fa di. Dai. E andiamo.
portami in giro come un caffè. No, se vedi il caffè. Tu prendi il caffè. Come lo vuoi? Liscio. C'è un caffè latte. C'è un caffè latte. No, c'è l'altro tizio che ti sta spingendo e va a morire. Ecco, darsi di no. Già non lo sento più. Ma sto coso ha dei problemi. Sì, uccide tu. Dicevo, non dobbiamo uccidere l'altro. Ah no, è quell'altro l'altro, quindi l'altro dell'altro. Perché si mettono sempre in mezzo? Gesù, non lo so! No, aspetta, era quello buono, inseguilo! Ma mi stava spingendo, quello mi serve che entra lì dentro, che entra qua dentro. Tanti picabù, ragazzi. Scappa che entra il Volkswagen. È entrato subito. È entrato? È veramente lì quello che è entrato? Merda, sì che è entrato. Vieni. Tocchi di muovere però, E questo? Quello, finiamola e andiamo a distruggere l'altro, dai. Dove cazzo è andato l'altro? Buona domanda. Qual è quello che è rimasto? Ho scoperto chi è. Abbiamo risolto il dilemma dell'anno. Vieni a morire, dai. Dai, prepara la minigun. Io vado all'arma. Dov'è il tasto per sparare? Capita allegnata? Sì. Mi sa che hanno tolto le munizioni. Ci hanno inculato l'arma. Perfetto. Mi sa che gli devi andare semplicemente addosso come vecchia maniera. Che palle. Ma che sta ballando sto? Ok. Ah, beh. Va bene, non facciamo domande, Madonna, abbiamo sbloccato anche l'auto finale, porca vacca. Gatta veloce. Ma non so quanto potrebbe durare. L'ultima gara che abbiamo fatto, ovvero quella col coso grosso della polizia, l'abbiamo coperta con la nostra, con una musica che fa presagire un poco il tutto. Guardate che è fantastico! Con i bazooka al posto dei cannoni è super OP. Già finito. Ma come già finito? Vabbè, abbiamo chiuso il video con il mega car armatone.
E abbiamo finito anche il gioco. Andiamo così. Perfetto. E ora tocca alla tua perla di saggezza. L'ultima perla di saggezza di Carmageddon. Hai preparato un argomento speciale, vero? Sì. Oh. Sì, argomento speciale. Sì. Dimmi tutto. I bazooka. Quindi ti piacciono le cose pesanti e grosse, eh? Tranquillo, queste cose non compensano di certo un complesso di mironità. Guarda, guarda, il mio bazooka è abbastanza grosso, può accontentare chiunque. Stavo scherzando! No, io non stavo scherzando. Ragazze, se siete interessati ai bazooka, fatevi consigliare dal nostro Capitan Legnata. Ricordate, Mishi Fuzuka e Kimo Zuka. Vabbè, pensiamo alla perla di saggezza, dai. Vabbè, lasciamo perdere i complessi minorità di chi pensa che siano complessi minorità dei bazooka. Però ci stiamo allontanando. Beh, forse è il mio centrale argomento. I complessi minorità sono quelli di chi usano le auto grandi con cerchioni troppo grandi per le auto, che rendono la stabilità uno schifo. Quelli sì, sono grossi complessi di minorità. I bazookas invece sono per i temerari, per quelli che hanno almeno 2 kg di palle per controbilanciare la spinta all'indietro. E se no, come si spiegherebbe? Scusa, ogni colpo di bazooka tu andresti 30 km all'indietro, quindi dovresti bilanciare in qualche modo. E... a meno che tu non sia ben piazzato e il colpo del bazooka non ti sposta di mezzo millimetro. A meno che tu non abbia le placche di ferro dentro il corpo. Max Damage ne sa qualcosa? Sì. Max Damage non ha un complesso di minorità, ad esempio. Beh, dai, ci sta. Quindi, se hai un complesso di minorità e vuoi avere un bazooka, ripensaci. Te lo dico da amico, te lo diciamo da amici. Diciamo che è un po' pesante, vero, Capitan Legnata? È un po' difficile manovrare quel coso, soprattutto sì, se devi andare di precisione. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Voglio dire, quel coso è abbastanza pesante, quindi dovresti incannare l'arma e mirare in un punto ben stabilito. Beh, sì, stai... e soprattutto se la fessura è abbastanza concentrata e quindi uno dovrebbe andare giusto lì a mettercelo dentro. Però... sì. Oh, you touch my tra-la-la. Effettivamente stai passando da questo dall'argomento bazooka ad un altro argomento bazooka, vero? Sì. Doppi sensi a parte, tu dovresti mirare attraverso una fessura. Di certo non è che vai in giro in città, ehi guarda un bazooka, sì, ma, lo voglio provare. Sì, ma usa dei termini più, dei termini diversi. Che ne so, 360 no scope. Sì, 360 no scope, finestra. Ok. E distruggi il palazzo. Sì. Sì. La prima saggezza sarebbe questa, diciamo. Per le fessure, insomma. Bene. Dentro. Oh, you touch my tra-la-la. Altri argomenti ambigui, vero? E così si usa, non mica vai in giro a dire guarda un bazooka all'aria. Oh, you touch my tra-la-la. Altro argomento ambiguo. Senti, lasciamo perdere gli argomenti ambigui, forse dovremmo mettere una bella targa. Forse è meglio mettere la targa perché questo video potrebbe contenere elementi espliciti per chi ha meno di 14 anni. O 16, o 18, non mi ricordo perché età sta il cartellino rosso là dei film. Vabbè, c'è per qualche età, quindi va bene. Bene. Insomma, mira dritto. No, forse dovrebbe mirare ad arco perché bazooka. Insomma, no scope, 360, bazooka e ad arco. Fine della perla di saggezza. Boom. Esplosioni. Niente minorità soprattutto, eh. Niente complesso di minorità. Per quello
Fatti forza. E il video può terminare qui. È stato bellissimo, una serie stupenda quella su Carmageddon. Se mai dovremmo fare gli highlight della serie, lo faremo. Certo che lo faremo, certo li faremo. Sicuro? Ma faccelo Gashplay, come? Oh, 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 fatecelo sapere nei commenti se vi piace l'idea. No, tanto li faremo comunque. Turn down for what? Turn down for what? Vabbè, tanto lo faremo comunque, però fateci sapere nei commenti che ne pensate. Il video, ripeto, può terminare qui. Io sono il vostro XD che avete degnata. E qui è XD Burning Light. E commentate. Iscrivetevi. Tanti alluci in su. E seguite le mie perle di saggezza. Perché si sa, se la carbonara si fa con le uova fritte, non esce poi così tanto bene. Si fa con le uova fresche. Doppia perla di saggezza. Yeah. E questa è la fine di Carmageddon. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!